Lei avrebbe meritato un 28, un 29. Le ho messo 30 perché ho applicato quello che chiamo il quoziente di simpatia. Poca cosa. Ma quanto basta per farla arrivare al 30? Qualcuno trova da eccepire su questo mio quoziente di simpatia, ma io credo che la simpatia, nel senso greco del termine, sympathein, cioè condividere il pathos, la sofferenza altrui, è molto importante per un medico. Ad altri applico invece il quoziente di antipatia, cioè tolgo 2, anche 3 punti. L'antipatia è la cosa peggiore per un medico. Lei è meritevole comunque, complimenti, ma non si monti la testa. Ha ancora 2 esami da fare con me e sono sempre in tempo a farla a pezzi. Quei 2 chi sono, amici suoi? Si porta dietro la clac? No, è che siccome dovevamo partire, no, allora sono venuti. Sono del mio corso? Non me li ricordo. No, Carlo fa economia e invece Berto studia filosofia. Non mi racconti le loro biografie, a me basta sapere soltanto che elementi simili andranno a far danno altrove. Economia, filosofia, andiamo bene. Lei promette bene, le dicevo, e probabilmente sbaglio. Comunque voglio darle un consiglio. Lei ha una qualche ambizione? Ma... E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Lasci l'Italia finché è in tempo. Cosa vuol fare il chirurgo? Non lo so, non ho ancora deciso. Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.